A un anno dall'uscita in Giappone, Monster Hunter Generations Ultimate ci riporta nel vecchio corso della caccia a Capcom, con un capitolo che approda finalmente anche su Nintendo Switch. Scopriamo insieme tutte le novità di questa versione definitiva. Le caratteristiche principali di Monster Hunter Generations Ultimate sono le stesse già viste in Monster Hunter Generations. A livello di contenuti, il gioco omaggia più di 10 anni di mostri e di mappe, recuperando quanto visto nei precedenti capitoli, oltre a riproporre gli stili e le arti, che hanno dato una direzione più dinamica al sistema di combattimento. In questo senso, Capcom ha di fatto riciclato gli asset dei villaggi e delle mappe in cui si svolgevano gli episodi precedenti. Questo comporta un certo anacronismo, anche se le vecchie mappe sono state rivedute per abbracciare la verticalità introdotta in Monster Hunter 4 Ultimate. Anche in termini di gameplay, tornano tutte le armi già viste nei precedenti capitoli, spadascia e falcione insetto comprese, al netto della solita rosa di bilanciamenti a tutto tondo. Oltre a implementare tutta una nuova serie di arti, ovvero gli attacchi speciali utilizzabili solo dopo aver riempito l'indicatore apposito, Monster Hunter Generations Ultimate offre due stili di caccia completamente inediti, lo stile alchemico e lo stile valoroso. Lo stile alchemico è incentrato sulla botte alchemica, un oggetto specifico che una volta usato produce vari tipi di gadget e consumabili. Questo consente di equipaggiare fino a 3 arti e abilita un indicatore che si carica nel tempo e potenzia il cacciatore. Si tratta di uno stile interessante, ma meno versatile di quanto sembri. Lo stile valoroso invece limita molto le possibilità di attacco e di movimento del cacciatore, riducendo il numero di colpi nelle combo. Sfrutta però un'animazione di rinfodero diversa che può essere interrotta in qualsiasi momento per un attacco a sorpresa. Inoltre, se il cacciatore rinfodera l'arma al momento giusto, schiva automaticamente l'attacco del mostro e subisce molti meno danni. I colpi inferti caricano poi un indicatore che, una volta riempito, sblocca tutte le mosse nel repertorio dell'arma, potenziandone a volte l'efficacia. Si tratta di uno stile che regala molte soddisfazioni, ma è ad alto rischio e dalle sue controindicazioni. Il cacciatore, per esempio, può equipaggiare una sola arte da caccia. Tenendo presente anche la possibilità di giocare nei panni di cacciamiao, i due nuovi stili si aggiungono a quelli già presenti per garantire un'enorme varietà di situazioni e strategie. Capcom ha aggiunto nuovi mostri che si affiancano alle vecchie glorie e ha esteso l'elenco dei mostri devianti portando il conto totale a 129, di cui oltre 90 di grandi dimensioni e quindi un'enorme quantità di armi e armature. In Monster Hunter Generations Ultimate torna anche il grado G, tipico della seconda versione di ogni capitolo della serie. Si tratta di una sorta di espansione che aumenta la longevità con nuove missioni più difficili pensate per la sempre ottima esperienza multigiocatore. Le nuove abilità, armi e armature spalancano le porte a centinaia di nuove opportunità e i mostri sono molto più coriacei, imprevedibili e aggressivi. È impossibile abbatterli senza un minimo di coordinazione, specialmente se si considera che si può comunicare solo attraverso frasi preimpostate, a meno che non si ricorra a qualche software esterno. È anche possibile importare il salvataggio di Monster Hunter Generations e cominciare direttamente dal grado G, indossando le migliori armi e armature fabbricate 2 anni fa. La conversione per Switch è di buona qualità, ma tradisce le sue origini su Nintendo 3DS. La direzione artistica è sempre eccezionale, ma le texture sono slavate, ci sono pochi poligoni e i caricamenti sono continui. Il titolo Capcom viaggia comunque a 30 fotogrammi al secondo senza incertezze, e la varietà di scenari e creature non fa rimpiangere lo stile ultra realistico della più recente iterazione multipiattaforma. Tornare a giocare a un vecchio Monster Hunter dopo aver cacciato in Monster Hunter World risulta tuttavia traumatico, a causa dell'assenza dei tanti accorgimenti che migliorano la qualità della vita nel capitolo multipiattaforma. Generations Ultimate è semplicemente il Monster Hunter più ricco, completo e longevo del vecchio corso. Tuttavia Monster Hunter World ha rappresentato una vera evoluzione per la serie, che rende difficile riadattarsi oggi ad alcune meccaniche del passato.